tantissimi mi piace su questo video e arriverà finalmente la sfida My Club per decidere chi vincerà la prima edizione del Fantagabbo, ma soprattutto anche questa prima edizione, segna o non segna, di PES 2020 sfida My Club. Detto questo, io comincerei immediatamente col video. Certo. Ma prima di continuare, passate sul link in descrizione, ragazzi, e scaricate la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Ovviamente parliamo di OneFootball e come sempre vi ricordiamo che è un'applicazione completamente gratuita per iOS e Android, quindi provatela, perché siamo sicuri che non ve ne pentirete. Detto questo, yeah! Yeah! Dai! Segna o non segna, ma questa volta edizione sfida My Club su PES 2020. Riassumi brevemente le regole e che cosa andiamo a fare, come si vanno a inciucciare, segna o non segna, con PES 2020. Ovviamente, ragazzi, la Serie A questa settimana è un po' un casino, quindi ci abbiamo questa fantastica edizione. Sì. Dove andiamo a scegliere due calciatori della tua squadra, due calciatori della mia squadra, per vedere se segneranno o meno. Dovete semplicemente decidere se i calciatori che vi proporremo segneranno o non segneranno. Ovviamente poi quando giocheremo la sfida My Club scoprirete chi ci ha indovinato. Adesso vi facciamo vedere gli overall, ma anche gli stati di forma. Gli stati di forma, ragazzi, che sono importanti. Man mano che vi nomineremo i calciatori, così potete farvi un'idea. Aggiungerei anche il modulo, secondo me, può essere importante. Guardate attentamente, guardate, c'è tutto in sovrimpressione. Io comincerei a sto giro, ragazzi. Dove sta il foglio? Dove hai messo? Eccolo là. A sto giro abbiamo già fatto le nostre scelte. Lui ha fatto le sue e io ho fatto le mie. Adesso capirete perché, ma credo che sia abbastanza facile, semplice. È molto facile. Allora, cominciamo dal primo calciatore che abbiamo scelto per questa edizione multimediale di Segna o non segna. Perché di solito lo facciamo con la Serie A, quindi aspettiamo che giocano le partite reali e cerchiamo di capire se i calciatori segneranno o non segneranno. In questo caso invece siamo noi che controlliamo i giocatori, quindi voi dovete pensare a come giochiamo, dovete pensare a questa sfida My Club, guardare anche le formazioni e di conseguenza cercare di capire se quel determinato giocatore che vi proporremo segnerà o non segnerà. Comincerei dal primo. Dobbiamo impegnarci a fondo in questa sfida, direi. Direi proprio di sì. Io comincerei dal primissimo calciatore che ho scelto e andrei in ordine. Sulla tua sinistra, certo. Visto che la gioco tua in casa io, partiamo così. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, guardate attentamente il modulo. Vi faccio vedere lo stato di forma di Cristiano Ronaldo. Non è particolarmente in forma. No, ma fate attenzione perché magari chi lo sa sta male di forma. Giochiamo la sfida My Club e me la butta dentro. Certo. Perché certo, comunque è un 95 di overall. Vi stiamo per chiedere: Cristiano Ronaldo segnerà o non segnerà? Prima però vi sveliamo quello che abbiamo deciso noi. È abbastanza semplice. Certo. Io, visto che è un tuo calciatore, io ho detto che segnerà. No. Ah, no, ma io ho detto che segnerà. Ah, guarda. E il signorino si fida ciecamente delle sue abilità su PES 2020 e ha detto che secondo lui non segnerà. Non segna. Quindi vediamo quel che accadrà. Ma in questo momento votate nel sondaggio in alto a destra e fateci sapere secondo voi se Cristiano Ronaldo segnerà o non segnerà, o non segnerà in questa edizione multimediale di PES 2020. Andrei immediatamente al secondo calciatore. Andiamo al secondo, assolutamente. Però voglio, sì, voglio cambiare un po', stravolgere le regole. Andiamo al tuo primo calciatore. Al mio, bravissimo, te lo stavo per suggerire. Antoine Griezmann. Il signorino ha scelto Antoine Griezmann. Facciamo vedere lo stato di forma di Antoine Griezmann, ragazzi. Ce l'ha leggermente a pallettone. Leggermente a palla, è un 92 perché è un giocatore in forma. E soprattutto è una sorta di seconda punta barra prima punta in appoggio a Cavani. Il ruolo però lo ha messo vera punta, e propria prima punta. Come punta. Guardate però anche la mia difesa. Perché certo, ovviamente devono scontrarsi contro la mia difesa. Certo. Quindi, prima di votare nel sondaggio in alto a destra, il signorino c'ha proprio un ego di quelli pazzeschi. Ha detto che secondo lui segnerà. Ah, io c'ho l'ego. E tu invece fammi capire. Scommetto che Griezmann c'hai paura di lui e che hai detto secondo che segna. Secondo me Antoine Griezmann ovviamente non segnerà. Ah, ecco. Ah, di ecco, conseguenza votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra e fateci sapere secondo voi se Griezmann segnerà in Roma. Roma sfida My Club la Gabbo bene il buon Fabio. E andiamo al secondo calciatore che ho scelto personalmente. Romelu Lukaku, 95 di overall e questo è il suo stato di forma. Ragazzi miei, pensate che possa segnare? Vi dico subito che il buon Fabio ha detto no. Secondo me Lukaku ovviamente no, non segna. Non potrebbe segna anche succedere Lukaku, però magari nelle prossime edizioni, chi lo sa. Guarda, che ti dico la verità,
ci avevo pensato. Avevo già pensato di dire che uno dei tuoi poteva segnare. Perché io sono un gol tu lo subisci. Di solito lo subisco. Però tra i due che ti ho proposto, perché hai detto che no? Ronaldo perché l'hai visto male, vabbè. Ma Lukaku così in forma, pensi di riuscirlo ad arginare? Perché alla prima sfida voglio essere fiducioso, voglio impegnarmi al massimo. Quindi ragazzi, nulla è scontato. Potremmo anche nelle prossime sfide, chi lo sa, dire: secondo me il tuo calciatore segnerà perché c'ho la difesa messa male, perché... Certo. Poi... E guardate ragazzi, infatti, lo stato di forma della mia difesa, e soprattutto per gli overall possono fare la differenza, perché sono 95. Sì. I miei sono 2,88. 88 difensori centrali. C'è Ederson che è 93 in porta. E assolutamente un buono stato di forma. Quindi votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra e fateci sapere, secondo voi, se Romelu Lukaku in forma spisellante segnerà o non segnerà in Roma. Roma sfida My Club prima di PES 2023 tra Gabbo Mele e Buon Fabio. Manca solamente la mia prima vera punta di riferimento, ovviamente Edinson Cavani. Ragazzi miei, dovete dirci se secondo voi segnerà o non segnerà. Ma vi sveliamo che secondo il signorino segnerà, secondo me non segnerà. Mi sono dimenticato, mi sa di Lukaku, che secondo me ovviamente segnerà. Ognuno porta l'acqua al suo mulino, ragazzi. Giustamente, giustamente. Assolutamente sì. Di conseguenza, votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra e fateci sapere, secondo voi, se Cavani segnerà in Roma-Roma prima sfida My Club su PES 2020. Detto questo, è rimasta solo da giocare la sfida My Club. Noi la giocheremo tra poco, ma il video lo pubblicheremo ovviamente, credo, il giorno dopo che ho pubblicato questo. Sì, ci sta. A meno che non arriverà... A meno che non arriveranno tantissimi mi piace su questo video, allora deciderò magari di pubblicarlo direttamente il giorno stesso, in modo tale che poi potete andare a guardare i risultati e del Fantacabbo e del segna o non segna. Come sempre, votate e riportate tutto sotto nei commenti. Sono quattro calciatori, ragazzi miei. Esatto. Vediamo chi ne indovina di più. Detto questo, mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al nostro canale qualora non l'avete ancora fatto. Scaricate OneFootball, trovate in descrizione tutti i nostri profili social. Se vi va, seguiteci anche per vie traverse, soprattutto su Instagram, ma anche Telegram, perché no? Iscrivetevi al canale e soprattutto attivate anche la campanella per non perdervi tutti i nostri nuovi contenuti. E detto questo, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Nuovo video che probabilmente sarà proprio la prima sfida My Club. Quindi, la sfida My Club, ragazzi, a presto. Ciao. Dai.